Maggiore resa chilometrica e migliori prestazioni. Con lo Sport Contact 7 Continental ha portato le performance ad un livello superiore grazie alla nuova generazione del suo pneumatico sportivo adatto alle vetture ad alte prestazioni. Come? Siamo venuti a Portimão sul circuito dell'Algarve per scoprirlo. Ci aspettano 4 esercizi e una serie di prove per testare tutti i miglioramenti del nuovo Sport Contact 7. Ma partiamo, prima di metterci al volante, dalle peculiarità tecniche di questo pneumatico e in particolare dal compound utilizzato, il Black Chili, una mescola soft che comunque non mette a repentaglio la tenuta, perché come dicevamo in precedenza, caratteristica peculiare di questo nuovo pneumatico è soprattutto la migliore resa chilometrica, con un aumento del 17% rispetto al passato. La nostra mattina in pista comincia qui nella prima stazione di prova per il wet braking, per assaggiare le capacità di frenata sul bagnato dei nuovi Continental Sport Contact 7. Non ci rimane che metterci al volante, sarà una comparativa perché saremo prima alla guida di una vettura equipaggiata con gli Sport Contact 6 e poi con la nuova generazione, per assaggiare appunto le differenze e i miglioramenti che si sono avuti su questa ultima generazione. Adesso ci stiamo andando a mettere in posizione, dobbiamo fare un piccolo giro del piazzale, poi c'è uno start e dobbiamo raggiungere la velocità massima. Ok, di... next one, can go. If you see the ready sign in your screen. La velocità massima, dicevamo, di 85 km orari. Da quel momento in poi, una volta raggiunti i conetti gialli e neri, possiamo premere il pedale del freno alla... con il massimo sforzo. Ed ora è il nostro turno, andiamo. Ed è il secondo step della nostra giornata, è arrivato finalmente il momento di scendere per davvero in pista. Stiamo per metterci al volante di alcune Hyundai 30N per provare, come vedete alle nostre spalle, il dry handling, cioè la guida sull'asciutto, con alcuni esercizi che dovranno mettere alla prova sia la resistenza lineare che quella ad alte velocità con la spinta laterale. Gireremo in pista a gruppi e anche questa volta avremo modo di comparare sia lo Sport Contact 6 che lo Sport Contact 7, mettendo così in comparazione appunto le due generazioni per vedere come e dove è migliorata la nuova generazione. Tutte le versioni vantano un indice di carico extra load. In pista la resa è aumentata del 10%, con un lavoro specifico appunto sugli spazi di frenata, che sono migliorati sia sull'asciutto che sul bagnato, come mostrato nell'esercizio di wet braking, rispettivamente del 6% e dell'8%. Il nuovo battistrada adattivo garantisce un migliore grip sia in accelerazione che in frenata, facendo lavorare la zona centrale che arriva fino alla massima espulsione dell'acqua. Quando si affrontano le curve, invece, è la spalla ad entrare in gioco, con i tasselli che si uniformano e allo stesso tempo intervengono diversi elementi di bloccaggio. In questo modo si garantisce precisione e stabilità con una buona distribuzione delle forze trasversali.
Ed eccoci all'ultimo step della nostra giornata qui a Portimão con Continental. Avremo tre diverse prove da effettuare ora. La prima sarà un taxi driving, praticamente saremo a bordo di una vettura ad alte prestazioni, in questo caso un Audi, accanto ad un pilota professionista che guiderà per noi spingendo la vettura e soprattutto i pneumatici e mettendoli alla prova. Più avanti, anzi più indietro se vogliamo essere precisi, c'è un gruppo di Porsche, lì saremo noi a metterci al volante e metteremo nuovamente alla prova gli Sport Contact 7, mentre all'interno del paddock si è alzato anche un po' di vento, come potete sentire ci sono due simulatori e con quelli sfideremo i nostri colleghi in una gara su assetto corsa. Eccoci all'ultima esperienza di giornata, il race taxi. Saliremo su un Audi R8 con un pilota professionista che ci permetterà di assaggiare davvero al limite i nuovi pneumatici Sport Contact 7. Perciò manca poco, salite a bordo con noi. Siamo giunti alla fine della nostra giornata in pista e possiamo dire che la parola d'ordine per il nuovo Continental Sport Contact 7 è sicuramente la versatilità. Sono addirittura 42 le versioni che vengono distribuite a partire dallo scorso autunno, con la casa di Hannover che è già al lavoro per implementarne ulteriori, con diametri che vanno dai 19 ai 23 pollici. Uno pneumatico sportivo per vetture ad alte prestazioni che praticamente copre la quasi totalità di queste ultime distribuite sul mercato europeo. Si va ad esempio dall'elettrico, addirittura con Tesla, fino a Lamborghini, passando per Brabus oppure per Giulia Quadrifoglio. Un ventaglio di possibilità davvero ampio per uno pneumatico ad alte prestazioni che sa come divertire.